6 ottobre 2011 si svolge all'EUCentor di Pavia, il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica, la prima prova sismica su un edificio in legno di 4 piani, completamente finito ed arredato, posto su una tavola vibrante. L'edificio viene sottoposto ad accelerazioni superiori ad 1 G, un'intensità molto rilevante se consideriamo che durante il terremoto dell'Aquila si sono registrate accelerazioni di picco pari a 0,66 G. Evento di portata internazionale, si interviene infatti sull'edificio in legno più alto mai testato in Europa. Il professor Alberto Pavese, dell'Università degli Studi di Pavia, illustra l'obiettivo della prova. Questa prova si inserisce all'interno di una procedura che ha come fine quello di validare il sistema costruttivo. Cioè, validare significa dimostrare che il sistema costruttivo può fornire le prestazioni che sono state ipotizzate in sede di progetto. E quindi quello che si è fatto è si è fissata la struttura alla tavola vibrante e dopodiché si è applicato un accelerogramma al piede della struttura con un'accelerazione pari a quella cioè registrata nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 amplificata del 70%. L'ingegner Simon Keller di Wolfhaus descrive l'intenso lavoro di 15 mesi. Questo test è il risultato di 15 mesi di ricerca che abbiamo fatto, che abbiamo intrapreso qua al EUCentre. La ricerca, diciamo, ha riguardato tutti gli elementi che sono presenti nelle nostre strutture, quindi abbiamo guardato come si comportano le pareti, come si comportano i collegamenti, abbiamo guardato gli aspetti relativi alla modellazione, verificato che i dati sperimentali tornassero coi dati, insomma, di calcolo, a livello di calcolo, dopodiché ci siamo potuti concentrare sull'edificio da montare, sulla piastra vibrante, sull'edificio a 4 piani appunto. Questo è stato testato durante una prima prova al grezzo, ma visto che non aveva riportato alcun tipo di danno siamo riusciti a eseguire delle altre prove oggi con le finiture inserite nell'edificio, quindi col cappotto esterno, con la porta, con le finestre e anche con alcuni elementi di arredamento interno ovviamente, che rendono meglio l'idea del comportamento di questa struttura sotto un evento sismico, durante un evento sismico. L'amministratore delegato di Wolfhaus, Kurt Schopfer, interviene sull'utilizzo del legno in costruzioni antisismiche. Il discorso, già in generale si sa che il legno funziona bene col terremoto. Quando noi ci siamo trovati ad Aquila a tirare su 550 appartamenti in 5 mesi, chiave in mano, su 3 piani, mi sono chiesto, ma sì, a livello di calcolo, a livello di quello che si sa, funzionano bene. Però non ho la certezza, eh. La certezza io ce l'avrei soltanto se lo metto su una tavola vibrante e faccio una simulazione di sisma veri. E quello poi mi ha spinto a prendere questa decisione, a mettermi in contatto con l'EUCentre. Abbiamo battagliato perché non mi volevano fare 4 piani ma solo 3. Adesso io sono contentissimo che sono riuscito ad avere i 4 piani, che comunque l'edificio in legno più alto che è stato sottoposto a stress sismici in Europa, e oggi era comunque la prova quella più importante, che l'abbiamo finita completamente la struttura con il cappotto intorno, con infissi all'interno, abbiamo messo i pavimenti, tinteggiature, tutto quanto, e abbiamo visto con un terremoto, diciamo, con circa 1 G, che è comunque già più alto di quello del Kobe e un 70% più alto rispetto a quello dell'Aquila, non ha fatto neanche una fessura, perciò questa qua è una grandissima soddisfazione. I risultati ottenuti sono ottimi, la struttura infatti non riporta alcun danno e gli spostamenti di interpiano rilevati sono minori dei limiti previsti nella normativa. Oh.